mister, allora sicuramente ho letto un propositivo che ha provato sempre a giocare, inevitabilmente le gambe girano un pochino meno magari rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato dopo la gara con l'Atalanta. È normale che gireranno sempre meno in questi 15 giorni, sarei preoccupato se fossimo brillanti, quindi tra l'altro eravamo in 15 di movimento, quindi avevo provato, però correttamente siamo venuti lo stesso, anche se avevamo chiesto di non farla, perché abbiamo perso Buso per punti ancora in testa e Pippo Lora, quindi era un colpo, però mi dispiace per quello. E però per il resto, ti ripeto, se fossimo brillanti sarei preoccupato. Siamo un po' ingommati e è venuto fuori qualcosa, però rispetto alle altre partite un po' meno, ma è normale. Quando le gambe non rispondono come vorrebbe la testa, attenzione che c'è il polmino che si stira. Quando le gambe non rispondono come vorrebbe la testa, è normale che ci sia meno brillantezza. All'inizio delle settimane, la prima e seconda settimana, è normale che sei più leggero e meno pesante, poi pian pian che vanno avanti, continuiamo qui doppi allenamenti della settimana prossima e poi finalmente arriveremo a settimana tipo. Ecco mister, una amichevole stiva ma di intensità, perché il bollettino medico è pesante, insomma. L'abbiamo programmate per quello, piano piano sempre più intense. Ti ripeto, volevamo non farla, però per correttezza, siccome avevamo dato la parola, l'abbiamo fatta lo stesso. Mi dispiace aver perso un paio di giocatori, però fa parte del lavoro, proseguiamo, andiamo avanti e cerchiamo di lavorare duramente per trovare quella brillantezza che vedete che verrà a breve. Ecco, parliamo di delle cose positive, ce ne sono state insomma alla fine. Sì, linee di passaggio abbastanza buone, un po' meno a livello di lucidità, ma ti ripeto, gli attaccanti sono abbastanza stanchi e tutto insieme non ce n'è uno che non era stanco, anche perché, come ti ripeto, non hanno fatto fare a 5-6 giocatori 90 minuti perché non avevamo più nessun cambio. Avevamo chiesto di poter far rientrare dei giocatori e non ce l'hanno permesso, non l'avevo mai visto comunque. Questo gli arbitri? Non lo so chi, non era possibile, cioè è amichevole, penso che sia una cosa assurda, anche perché vieni qua in 15, però va bene così, dai, abbiamo visto anche queste. Quindi io ho tirato il collo a dei giocatori forzatamente perché non potevo fare altro. E quindi pensiamo alle cose positive e a migliorare le cose negative, perché ce ne sono state, ma anche perché se non sbagliassimo niente qualcuno sarebbe in nazionale, quindi facciamo queste partite per correggere. Sicuramente, ecco, brillante Haidar, anche un bel gol. Sì. Sempre il solito discorso, i giocatori più leggeri, Buso, Haidar, eccetera, hanno più imprevedibilità e in più stanno bene fisicamente, i colossi fanno un po' più fatica sui difensori, ma lo metto in preventivo, è una cosa che ormai succede tutti gli anni e vedete che poi quando arrivano al momento delle partite che contano avremo tutti a disposizione, tutti brillanti. Adesso la Reggiana. Adesso la Reggiana, partiamo un bel banco di prova perché ha fatto la squadra insomma costruita per vincere, quindi sarà una bella sfida finalmente a casa, finalmente con i nostri tifosi che anche oggi grazie che erano presenti e speriamo che ci sia una bella cornice per finalmente vederci senza mascherine però purtroppo è così e speriamo che cambi in fretta, va. Tra le cose che personalmente ho visto maggiormente di buon occhio, ho visto soprattutto una linea difensiva che tende a accorciare molto la squadra e Ricci Battistini li abbiamo trovati anche sulla tre quarti avversaria, quindi i tuoi dettami del star sempre alti e costruire in modo razionale sono stati recepiti. Sì, sono molto collaborativi e propositivi, si spingono oltre la metà campo, Ricci ha fatto un bel paio di cross, Battistini uguale, quello che voglio, pian piano quando la gamba gli risponde anche a loro li vedremo più spesso davanti, come dovrà succedere con Ivan Melli, con Puro eccetera.
quindi da quel lato lì, anche perché se non hai terzi propositivi con questo modulo fai fatica a giocare, sia che sia un 3-4-3 o un 3-5-2, quindi è la chiave un po' di avere la superiorità numerica. Dobbiamo muoverci nel traffico un po' meglio, ma ti ripeto, con non tanta abilitantezza è anche più difficile, però andiamo un po' in cerca di complicarci, soprattutto quando le punte non ricevono la palla sempre con la testa bassa, e questo non mi è piaciuto, perché hanno scaricato la palla poche volte quando c'erano i mediani pronti per verticalizzare. Però ripeto, sono cose che migliorabili, siamo all'inizio, 3 settimane, non posso pretendere chissà cosa, però nel momento in cui poi saranno più brillanti pretendo la ripartenza. Mi va bene quando vengo incontro, però dopo devono anche ripartire. Adesso faccio fatica a chiederlo, soprattutto perché io, Colano e Mastroianni hanno fatto 90 minuti, erano praticamente ingessati gli ultimi 20 minuti. Mister Pardon, se rinnovi di magari Colano e Celia che arrivati così possono avervi, non dico dato serenità, perché sicuramente la situazione loro la conoscevate già meglio di noi, voi internamente, però sicuramente può aiutare anche un po' a essere un po' tranquilli sull'aspetto, certo, mercato. Sicuramente il presidente ci ha messo serenità al di là dei rinnovi, ma proprio perché ha deciso di rimanere all'Eco e di investire, quindi va comunque ringraziato, e ha dato questa euforia un po' tra di noi che fa piacere. È normale che vogliamo essere anche brillanti, però per il momento va bene così, lo ringraziamo perché ha confermato dei giocatori ovviamente qualitativamente molto bravi, molto forti, e quindi fa solo piacere sia per l'allenatore che per tutto il gruppo. Mister, secondo me manca ancora qualcuno a centrocampo per completare la rosa? Ma è presto ancora per dire. È chiaro che se avessi poter lavorare su Galli, comunque si è infortunato, eccetera, o Muleri che non sta bene, lì bisognerà fare un attimino una valutazione, perché li avremo fuori per parecchio.